SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Prosegue a Bologna il processo a Luigi Ciavardini e Vincenzo Vinci Guerra per testimonianza falsa nel processo contro Gilberto Cavallini per la strage alla stazione del 2 agosto 1980. Sul banco dei testimoni 12 familiari delle vittime e sopravvissuti alla strage che si ritengono danneggiati dalla reticenza che ostacola la verità. È iniziato con un appello all'unità il primo discorso di Stefano Bonaccini da presidente del Partito Democratico nel congresso di Roma che ha incoronato segretaria Elly Schlein. Tra gli eletti della direzione nazionale c'è anche la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti. Firmato a Bologna un protocollo triennale che vede insieme Regione, ERA, IREN, CNA e Confartigianato per la progettazione e lo sviluppo della comunità energetica rinnovabile. Al primo bando regionale da 2 milioni di euro sono arrivate 141 domande. Il 13 marzo 2021 il Covid ci ha portato via Raul Casadei, una lunga carriera iniziata a 16 anni con la chitarra regalatagli dallo zio secondo. Quest'anno l'immortale brano Ciao Mare, scritta da Raul, compie 50 anni. È denominato Miglio Bianco per il marmo di travertino che caratterizza i suoi palazzi, il percorso che dalla stazione dei treni porta a Piazzale della Vittoria a Forlì. Il progetto è ora di candidare la strada con gli edifici del Novecento di varie matrici architettoniche a patrimonio mondiale dell'umanità all'UNESCO. Calcio, reduce dal pareggio ottenuto in rimonta contro il Pontedera, il Rimini è pronto ad affrontare la trasferta di Sassari per giocare contro la Torres. I biancorossi puntano a risultato pieno per consolidarsi nella zona playoff della Serie C. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, ben ritrovati alla nostra informazione serale che andiamo ad aprire da Bologna, dove prosegue il processo a Luigi Ciavardini e Vincenzo Vinci Guerra per testimonianza falsa o reticenza nel procedimento contro Gilberto Cavallini per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980. Andiamo allora a vedere tutti i dettagli in questo primo servizio. Nuova udienza del processo in corso a Bologna sulla strage del 2 agosto 1980, che vede imputati l'ex NAR Luigi Ciavardini e l'ex militante di Ordine Nuovo Vincenzo Vinci Guerra, per testimonianza falsa o reticente nel processo a Gilberto Cavallini. Sul banco dei testimoni 12 tra familiari delle vittime sopravvissuti all'attentato, che hanno affermato con forza di ritenersi danneggiati dalle reticenze degli accusati, perché ostacolano ancora, dopo 42 anni, il raggiungimento di una verità completa. Alcuni di loro, come Marina Gamberini, non sono riusciti a trattenere l'emozione e la giudice Gilda Del Borrello ha deciso di sospendere l'udienza. Il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, si è appellato a Vinci Guerra perché dica tutto quello che sa. L'udienza oggi è importante per due ordini di motivi. La parola ai familiari delle vittime della strage. C'è poi un altro aspetto che tratteremo in questa udienza, che è il ruolo di un medico veneziano, non un medico qualsiasi, ma il capo di Ordine Nuovo Veneto, questo medico che noi riteniamo abbia curato Luigi Ciavardini, imputato di falsa testimonianza, proprio su questo, cioè si è rifiutato di dire chi è il medico veneziano. Questo dato, secondo noi, conferma il vincolo fra INAR e Ordine Nuovo. Abbiamo trovato della documentazione nuova e che esporremo proprio a provare i vincoli fra
i cosiddetti spontaneisti e il gruppo Veneto di Ordine Nuovo responsabile della strage di Brescia. Questa udienza si inserisce nell'ambito del processo sulle false testimonianze e depistaggi che sono stati durante il processo Cavallini, perché sicuramente hanno voluto coprire determinate, diciamo così, conoscenze e frequentazioni che permettono di ricostruire tutta la vicenda a Cavallini. Tutto questo discorso della falsa testimonianza servirà per il processo che ci sarà Cavallini, l'appello di Cavallini, che verrà fatto da aprile di quest'anno. Con la cronaca andiamo ora a San Marino, dove circa le 19 di ieri i militari della gendarmeria sono intervenuti all'interno di un'abitazione privata nel castello di Nomagnano, nella Repubblica di San Marino, rinvenendo i corpi senza vita di due anziani coniugi di 82 e 75 anni. L'intervento era stato richiesto alla centrale operativa Interforze da parte del figlio, il quale, preoccupato per la perdurante assenza di comunicazioni, si era recato presso la dimora dei genitori, trovandoli già privi di vita. Le condizioni in cui sono stati rinvenuti i cadaveri sembrerebbero accreditare l'ipotesi di un simultaneo suicidio. Sono però tuttora in corso ulteriori approfondimenti investigativi sotto la direzione del commissario della legge. Un uomo di 28 anni, invece, Michele Guzzo, originario di Parma, ma che lavorava da tempo a Forlì, ha perso la vita sabato mattina a causa di una ferita all'arteria femorale che si è procurato mentre cercava di scavalcare un cancello. L'incidente è avvenuto nella sua Parma. Il giovane si stava recando in visita a un amico e, per cause ancora da capire, aveva deciso di scavalcare il cancello dell'abitazione. A quel punto, però, è scivolato sulla punta della struttura che gli ha reciso l'arteria femorale. L'hanno trovato morto, dissanguato, pochi minuti dopo nel giardino di casa. Sul posto, oltre alla 118, è intervenuta anche la polizia investigativa, che ha avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda. Guzzo era dipendente della GP Studio, società che si occupa di ristorazione con sede a Vecchiazzano nel Forlivese. Ed è giallo invece a Formigine per la morte di Alessandro Gozzoli, consulente del lavoro 41enne originario di Bazzano nel Bolognese. L'uomo è stato trovato morto nel suo letto con mani e piedi legati. Andiamo allora a fare il punto nel servizio. La vittima trovata morta legata al letto, la casa soqquadro, spariti cellulare e auto, ma nessun segno evidente di effrazione. È giallo a casa in Albo di Formigine, nel Modenese, dove venerdì è stato trovato senza vita Alessandro Gozzoli, 41enne originario di Bazzano, nel Bolognese. Sul corpo sarà eseguita l'autopsia per cercare di fare luce sulle cause del decesso. Il corpo dell'uomo, che si era trasferito da un anno in paese per lavoro, è stato trovato dalla sorella e dal datore di lavoro legato mani e piedi al letto. Potrebbe essere morto per asfissia. Sul cadavere non sono infatti presenti ferite. Le forze dell'ordine proseguono le indagini nel massimo riserbo, ma secondo le prime indiscrezioni, quasi certamente la vittima ha aperto la porta di casa a colui o colei che poi si sarebbe reso responsabile della sua morte. L'ipotesi prevalente è che Gozzoli possa aver incontrato qualcuno per poi rimanere vittima di un gioco erotico finito in tragedia. Tuttavia, le condizioni della casa, trovata sottosopra, e gli oggetti mancanti fanno pensare a una rapina. Gli investigatori stanno battendo anche la pista dell'omicidio preterintenzionale. Gozzoli potrebbe aver incontrato qualcuno su una app di dating, trovandosi di fronte a un malintenzionato. Il 41enne è ricordato dagli amici come un gran lavoratore e come una persona gioviale e generosa. Domenica la piccola chiesa di Sant'Andrea in Cornegliano era gremita di chi lo conosceva. Il circolo Red di Bologna, di cui era solito partecipare agli eventi, lo ha salutato con un post su Facebook. Con la cronaca ci spostiamo ora a Faenza, dove un'imprenditrice cinese è stata denunciata per frode fiscale. La donna ha patteggiato un anno di reclusione, pena sospesa, e le è stato confiscato un appartamento del valore di 160.000 euro. La donna è accusata in qualità di amministratrice di un laboratorio artigianale di maglieria in conto terzi con sede a Faenza di avere contabilizzato fatture false per oltre 300.000 euro. L'indagine è partita da un controllo della Guardia di Finanza che ha rilevato una serie di irregolarità, tra cui 17 fatture false emesse da un altro laboratorio cinese nel Reggiano, risultato del tutto inesistente. L'appartamento sarà venduto per recuperare le tasse evase. Si è tenuta ieri a Roma l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, che ha ufficializzato la vittoria di Elly Schlein. Stefano Bonaccini, dopo l'accordo con la nuova segreteria, è stato invece eletto presidente del partito. Non ci possono essere altre magliette che indossiamo che non siano ora tutti insieme quelle del Partito Democratico.
Inizia con un appello all'unità il primo discorso di Stefano Bonaccini da presidente del Partito Democratico nel congresso tenutosi domenica a Roma, che ha incoronato segretaria Eli Schlein, che lo ha sconfitto a sorpresa alle primarie. I due si sono incontrati nei giorni scorsi mettendo fine alle dispute e stringendo un accordo quasi speculare a quello valido fino a pochi mesi fa in Emilia-Romagna, solo che questa volta sarà Schlein alla guida, con Bonaccini in pratica nel ruolo di vice. Linea approvata quasi all'unanimità dall'Assemblea, che ha espresso un solo voto contrario e due astenuti. Nel suo discorso il presidente dell'Emilia-Romagna ha elencato le priorità del partito, a cominciare dalla dura opposizione a un governo che ancora tiene nei sondaggi ma giudicato allo sbando, rivendicando poi il suo ruolo nel partito. Io non mi sento minoranza né men che meno opposizione. Il successo di questo partito mi e ci riguarda tutti allo stesso modo. Possiamo avere opinioni differenti, alcune le abbiamo, ma le faremo vivere nel confronto aperto e legale e leale degli organismi dirigenti come elemento essenziale di un partito che si vuole grande, perché è plurale e perché, come quella bellissima parola che sta dopo partito, è democratico. E tra gli eletti alla direzione nazionale del Partito Democratico c'è anche Emma Petitti, presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, che ha sostenuto Eli Schlein alle primarie. Vediamo. È un PD a forte trazione emiliano-romagnola, quello uscito dal congresso, che ha incoronato Eli Schlein alla nuova segretaria bolognese di adozione, e al presidente della regione Bonaccini si sono aggiunti tanti nomi del territorio eletti alla direzione nazionale. Tra questi spicca Emma Petitti, presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale, una dei pochi a credere e a sostenere l'elezione di Schlein alle primarie. Ci ha subito avvicinato, accomunato un intento forte di rigenerare, rinnovare il nostro partito, aprendolo a tante persone, a quante più persone possibili, e quindi abbiamo fatto un grande lavoro, e per me questo è stato un riconoscimento da parte di Eli, un elemento di fiducia per continuare a lavorare nei prossimi mesi, perché tanto lavoro ora dobbiamo fare per essere coerenti con le cose che abbiamo detto al congresso. Alla sua elezione si affianca la nomina di presidente per Bonaccini, una scelta non scontata. Con questa linea politica qui, Eli ha voluto dire chiaramente a tutto il partito: ora lavoriamo insieme. L'elezione di Stefano a presidente rappresenta un segnale importante in questa direzione. Non solo Petitti, nella direzione del PD c'è tante Emilia Romagna, dal sindaco di Ravenna De Pascale all'assessore regionale Corsini, dal sindaco di Lugo Ranalli alla prima cittadina di Sant'Arcangelo Alice Parma. Poi la sardina Mattia Santori, l'europarlamentare Elisabetta Gualmini e Sandra Zampa, già sottosegretaria al Ministero della Salute. Possiamo dire che l'Emilia-Romagna oggi, ancora di più e anche a livello politico, oltre che istituzionale, economico e sociale, è un modello che può trainare la sinistra nel paese per diventare sempre più forte anche a livello europeo. Cambiamo argomento e parliamo della Codacons, che ha presentato un esposto alla Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna in merito alla dispersione della rete idrica, ritenuta dall'associazione un colabrodo con dati disastrosi. E quanto viene reso noto in un comunicato, il Codacons, viene sottolineato, ha presentato un esposto alla magistratura contabile denunciando tutte le omissioni da parte degli enti locali che hanno fatto poco o nulla per risolvere tale criticità. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, nel 2020 in Emilia-Romagna si registrano perdite superiori alla media nazionale nei comuni di Ferrara, Parma e Modena. Il dato migliore a Piacenza, dove le perdite raggiungono solo il 18,9% del totale dell'acqua erogata, contro il 24,1% di Ravenna, il 25% a Rimini e il 26,3% a Forlì. Una situazione, prosegue l'associazione, che non solo rappresenta un grave spreco per una risorsa preziosa come l'acqua, ma influisce sull'emergenza siccità in regione, danneggiando coltivazioni, allevamenti ed ecosistemi con danni economici e ambientali abnormi. Regione, ERA, IREN, CNA e Confartigianato insieme per la progettazione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. È questo l'obiettivo di un protocollo triennale che è stato firmato a Bologna, anticipando di fatto i tempi rispetto ad un quadro normativo ancora in attesa del via libera in Europa. Vediamo.
In attesa dell'ultimo ok a livello comunitario per la normativa specifica, questione di un mesetto poco più, assicurano gli addetti ai lavori, la Regione Emilia-Romagna si porta avanti in materia di comunità energetiche rinnovabili con un protocollo triennale firmato insieme a IREN, ERA, CNA e Confartigianato per mettere a sistema risorse e competenze per promuoverne la diffusione. Noi in particolare agiremo con un modello che vede IREN direttamente investire sulle comunità energetiche in partenza, proprio per garantire un'accelerazione, una sorta di incentivo allo sviluppo, per poi anche ingrandire e aggregare intorno alle prime comunità energetiche uno sviluppo che coinvolgerà i cittadini, le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese del territorio della nostra regione. A dimostrazione dell'interesse trasversale per le CER, la Regione fa inoltre sapere di aver ricevuto ben 141 domande da parte di comuni, associazioni, enti religiosi e imprese in seguito ad un primo bando da 2 milioni di euro per sostenerne il percorso di costituzione. Non abbiamo tutte le risorse, ma le troviamo perché vogliamo dare la risposta a tutti i progetti che sono arrivati, che vuol dire costituzione di comunità energetiche. Dire comunità energetica vuol dire aiutare anche i condomini, vuol dire aiutare i comuni, vuol dire aiutare le piccole imprese, vuol dire aiutare le figure anche più fragili che hanno bisogno e hanno capito che fare un investimento sul terreno delle rinnovabili diventa conveniente, perché non torneremo più ai prezzi dell'energia che abbiamo conosciuto. Un esempio già concreto firmato ERA e tra i primi a livello nazionale riguarda un condominio di via Uso di Mare a Bologna in attesa per ora soltanto dell'allacciamento con la rete Enel. Parliamo di un impianto di fotovoltaico installato sul tetto di un edificio di 18 appartamenti che ci permetterà di ridurre 10 tonnellate di CO2 all'anno e soprattutto di far risparmiare ai nuclei familiari il 20-30% sulla bolletta annuale. La data di oggi, il 13 marzo, è una triste ricorrenza perché 2 anni fa ci lasciava Raul Casadei. Se si pensa a Raul Casadei viene in mente prima di tutto il sorriso, non solo il suo, ma anche quello che regalano le note del liscio, di cui era definito il re. 2 anni fa esatti, il 13 marzo 2021, il Covid lo ha strappato all'età di 83 anni alla sua famiglia, quella fatta dai suoi cari, ma anche dai tanti ammiratori che, anche all'estero, hanno potuto sentire l'aria di casa grazie a canzoni come Romagna Mia, Romagna Sangiovese, Romagna Capitale. Queste sono le immagini dell'ultimo concerto di Raul nel 2016, una reunion con la sua storica orchestra degli anni 70. Pochi giorni fa è stata comunicata la candidatura sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna del Liscio quale patrimonio immateriale dell'UNESCO, un genere, quello della musica da ballo folcloristica romagnola, che senza la famiglia Casadei, da Secondo a Raul fino a Mirko, non avrebbe avuto la stessa notorietà. Proprio quest'anno Ciao Mare, scritta da Raul, compie 50 anni. Una strada lunga, cominciata con una chitarra, quella regalata agli 16 anni dallo zio Secondo, da cui ha ereditato l'orchestra Casadei. Da allora il Liscio è esploso. La mazurka di periferia è risuonata fino in centro città, nelle piazze, non solo quelle della Romagna. Una storia che attraversa 2 secoli e che non ha fine. È chiamato Miglio Bianco a causa del marmo bianco di travertino che caratterizza i suoi palazzi, ma è anche il nuovo progetto che l'assessorato alla cultura del comune di Forlì ha avanzato per promuovere una parte significativa della città. Andiamo a vedere tutti i dettagli in questo servizio. È ispirato al Miglio d'Oro di New York, a Forlì, l'idea di far nascere il Miglio Bianco come patrimonio dell'UNESCO. Bisogna dare un nome alle cose, altrimenti non le si riconosce. È impossibile chiamare un figlio figlio. Bisogna dargli un nome. E quindi, in qualche modo, l'idea è quella di identificare uno spazio che è circa 1,5 km, dove dentro ci sono 15 immobili costruiti durante, virgolette, i primi anni del Novecento, di tutti gli stili di quel periodo lì, classicismo, eclettismo, razionalismo, che dialogano fra di loro. Andava riconosciuto e identificato. Quello è un punto di partenza per altri passaggi. Cosa comprende esattamente questo miglio? Dalla stazione dei treni di Forlì fino a Piazzale della Vittoria, comprendendo anche il grande collegio aeronautico, potete vedere l'ex GIL che oggi è in piena ristrutturazione, liti
l'Istituto Tecnico Industriale, gli ex asili, le case dei posti telegrafonici, il collegio aeronautico, il villino Boni, ce ne sono non finire, tutti gli stili di quel periodo lì sono identificati e messi insieme in quel chilometro e mezzo. Ecco, noi ci siamo messi d'impegno per identificarlo e farlo vedere in un modo più unito alla città e a coloro che ci verranno a visitare. E come si sta lavorando a questo progetto? Stiamo tentando di renderlo significativo per poi fare un secondo passaggio una volta terminata tutta la ristrutturazione e candidarlo come patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO e andare a vedere se è identificabile questo spazio come uno spazio da proteggere per sempre. Cedo ora alla linea la nostra redazione sportiva. Grazie Romina e bentrovati su TR24 Sport. Il Rimini ha saputo rimediare all'iniziale svantaggio col Pontedera assicurandosi un pareggio prezioso. La squadra di mister Gaburro andrà in cerca di conferme domani nella sfida contro la Torres che Teleromagna vi trasmetterà in diretta e in esclusiva sul canale 14 a partire dalle ore 21. Sentiamo. Le mani di Zaccagno, la testa di Vano. Il Rimini ha trovato la quadra nel match contro il Pontedera, affidandosi alle prodezze del suo asse composto dal reattivo portiere e dal vertiginoso attaccante biancorosso. Siamo stati molto bravi perché comunque anche dopo il gol non ci siamo abbattuti, abbiamo cercato di fare le nostre cose, di giocare sempre in maniera propositiva, di giocare a palla a terra, non innervosirci. Nel secondo tempo loro hanno avuto due o tre occasioni pericolose, siamo stati bravi a reggere l'urto e poi insomma molti sono stati contenti perché davanti abbiamo capitalizzato molto bene. Un'inzuccata inferta ad altezze proibite ai comuni mortali. Michele Vano è stato decisivo per il pareggio. Sì, sono contento perché abbiamo almeno pareggiato questa partita che era uno scontro diretto per i playoff. Sono contento, ma sono contento soprattutto per due ragazzi, per Rosso e Piscitella, che era un periodo molto particolare per loro e hanno risposto veramente presente. Dal canto suo, Rosso guarda all'immediato futuro, la trasferta in casa della Torres. Indipendentemente dall'avversario, noi prepariamo ogni partita per riuscire a vincerla. Alle volte ci riusciamo, alle volte no, però andremo a Sassari con la giusta mentalità, con la giusta grinta per riuscire a ottenere la vittoria, a ottenere anche i playoff. Ha lasciato invece tanto sconforto il pareggio incassato dal Cesena a tempo scaduto dal Gubbio. Sentiamo. Ecco, anzitutto qual è il clima nello spogliatoio a caldo dopo questo pareggio? Ma sicuramente c'è delusione per non aver portato a casa i tre punti, perché penso che ce li meritavamo. Abbiamo pareggiato per un dettaglio e non è una cosa positiva in questo momento e quindi siamo tanto rammaricati. Invece per quanto riguarda la gestione anche dell'arbitro, dei cartellini, delle scelte, come l'extra time? Vabbè, ma gli arbitri comunque in questa stagione ci hanno messo sempre un po' dell'ora, all'ultimo ha arbitrato un po' a senso unico, però questo non è un alibi per noi, perché una squadra come noi non può prendere un gol del genere all'ultimo minuto e su questo dobbiamo lavorare, perché se vogliamo finire bene dobbiamo migliorare queste cose, perché sono i dettagli che ti fanno fare la differenza. C'è rammarico perché il secondo tempo penso di non aver subito neanche un tiro in porta, quindi il rammarico è tanto, purtroppo bisogna avere la forza di ripartire, meno male che c'è una partita fra tre giorni, quindi abbiamo possibilità di riscattarci subito. Per quanto riguarda il fallo di Ferrante, anche lì ero un po' coperto dai miei avversari, quindi non l'ho proprio visto netto. Niente da fare per la Futsal Cesena, sconfitta nella semifinale di Coppa Italia di calcio a 5 dal Todis Lido di Ostia. I bianconeri hanno tenuto testa alla corazzata laziale, incassando però il 2-1 a un minuto e mezzo dalla sirena. Vediamo.
Si conferma Bestia Nera, il Lido di Ostia e la Futsal Cesena ci mette grinta e cuore, ma alla fine non bastano per accedere alla finalissima di Coppa Italia di A2. A Salerno i bianconeri conducono una gara gagliarda, ma vanno sotto dopo nemmeno due minuti con Esposito, anche se Montalti era rimasto a terra per un contatto molto dubbio. I bianconeri reagiscono di rabbia con la doppia chance capitata a Badai e Pires, ma Di Ponto è attentissimo. Al quarto il portiere dei laziali non è perfetto in uscita alta, Gardelli sfiora così il pareggio. Va meglio subito dopo, Sosa allarga per il treno Jamicic che sfonda la porta del Todis e vale il meritatissimo 1-1. I romani accusano il colpo e faticano a tenere testa all'uragano romagnolo. Gardelli fallisce il sorpasso su invito di Badai, poi Di Ponto mura l'inserimento di Zandoli e fa il doppio miracolo sulle conclusioni di Jamicic e Pires. I biancazzurri si riprendono nel secondo tempo e Montalti sale in cattedra sul solito Esposito. Poi ancora il croato lascia partire un siluro che va di poco lontano dall'incrocio dei pali. All'ottavo Montalti si distende sul sinistro di Jefferson, poi è miracoloso su Barra. I ragazzi di Osimani spezzano il ritmo con Gardelli, ma è Jamicic a far partire un bolide che si stampa sulla traversa. Il finale convulso, Gardelli entra durissimo su Jefferson e si vede sventolare un cartellino giallo, poi però Montalti dice qualcosa al 23 a terra che reagisce malissimo e compie un brutto fallo di reazione. Rosso per entrambi e Nardino viene buttato nella mischia. Il giovane portiere è subito prodigioso su Cimanghigno e su azione manovrata sbarra la strada a taloni. Nulla può però a 92 secondi dalla fine, quando Cimanghigno elude Sosa e batte di potenza il 2-1 che condanna alla sconfitta la Futsal Cesena. Nella finale poi sarà lo Sporting Sala ad alzare il trofeo per il 2-1 impartito al Lido di Ostia ai supplementari. È tutto allora per questa edizione, vi ringrazio per essere stati qui con noi, arrivederci. Dagli aggiornamenti sportivi passiamo a quelli meteo e alle previsioni per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Proprio in queste ore la situazione meteorologica tenderà a peggiorare in Emilia-Romagna per l'arrivo di una veloce perturbazione. La giornata di martedì 14 marzo inizierà quindi con cieli molto nuvolosi a tratti coperti, soprattutto sull'Emilia centro-occidentale. Avremo inizialmente qualche goccia di pioggia sulla parte centro-orientale, quindi Ferrarese-Romagna, ma alternata a schiarite. Precipitazioni più consistenti arriveranno dai settori più occidentali dell'Emilia e gradualmente durante la mattinata e primo pomeriggio tenderanno a spostarsi verso est-nord-est. Rovesci che saranno spesso di breve durata ma localmente di forte intensità e accompagnati anche dai primi colpi di tuono, quindi i primi temporali della stagione. La ventilazione sarà da sud-ovest in Appennino, da ovest-nord-ovest sulle pianure dell'Emilia. Le precipitazioni tenderanno poi a diminuire nel corso del pomeriggio, ma l'ombrello sarà da tenere a portata di mano. La ventilazione sarà moderata forte in Appennino, per lo più debole sulle nostre pianure. Il mare poco mosso. Temperature in calo soprattutto sull'Emilia nei valori massimi, anche sotto i 10 gradi a metà giornata, mentre saranno ancora fino a 14-16 gradi, specialmente nella prima parte della giornata, sulla Romagna. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. È tutto anche per noi, non abbiamo altri aggiornamenti, ma prima di salutarvi voglio ricordarvi che questa sera in prima serata potrete seguire un nuovo appuntamento con Pianeta Bianconero e a seguire Cartellino Giallo. Noi invece ci rivediamo domani. Buona serata e arrivederci. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina.
Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo. Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali. Soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.